Zoom al volo su una scena bellissima che mi ha riempito di così tanta soddisfazione e gioia che non penso dimenticherò mai. Siamo nel bar-ristorante di Tribù a Holbox in un pomeriggio caldo. E sono lì seduto intorno a un tavolino, saranno state le 3, le 4, e questo è un ristorante bar sopraelevato, non sta a piano terra, sta al primo piano, diciamo, e ha una grande terrazza totalmente scoperta e ha una parte coperta più tranquilla dove ci sono appunto i banconi del bar, i tavolini e via dicendo. E sono lì nella zona proprio al confine tra la parte coperta e scoperta, tranquillo, accarezzato da un leggero venticello, circondato da 4-5 musicisti. Sono lì intorno a me, seduti, che mi ascoltano e io incredibilmente spiego e illustro quale dovrebbe essere il loro contributo, l'attitudine, lo stile, l'approccio al suonare perché con ognuno di loro ho già suonato o probabilmente mi troverò a suonare in futuro. Com'è possibile tutto questo che io, che non sono un musicista, diciamo nel senso tradizionale della parola, stia facendo una riunione con questi musicisti e io gli stia dando delle indicazioni a loro su come suonare? Pazzesco. Certo, è una cosa che non avrei mai potuto anticipare, prevedere, immaginare, eppure se zoomo back a quel pomeriggio era proprio così. Che cosa gli stavi raccontando, Robin, tu a questi musicisti? Che indicazioni sulla musica gli stavi dando? Ma diciamo che il mio pensiero principale che gli stavo trasmettendo era quello di produrre musica caviale. Caviale? In che senso? Sai, ti devo dire, suonando con altri musicisti, perché poi questo è quello che è avvenuto. Un certo giorno mi è venuto in mente, suonando come disc jockey, influenzato sicuramente da altre idee. Non dico che questa è una cosa che ho inventato io, assolutamente. Contaminato, illuminato, ispirato da tante cose del passato e anche del passato presente, vicino, che avevo visto. Mi è venuto in mente, ma perché non ci contaminiamo profondamente? Perché io DJ non posso suonare insieme a dei musicisti? In che senso? Nel senso che io metto i dischi e i musicisti suonano sulla musica che io metto, complementandola, arricchendola, facendola diventare qualcosa di speciale e diverso da quello che era l'originale che normalmente si sente. E questa idea l'ho voluta cavalcare e portare avanti, valorizzando prima di tutti Alex Cervantes, il violinista cubano che avevo conosciuto e che dopo aver invitato una volta o due a suonare con me sulla spiaggia, ho invitato a suonare con me a Tribù. E quando l'ho invitato, si è presentata l'opportunità anche di invitare un altro musicista, un batterista, a volte un tastierista, a volte un cantante, un chitarrista, un percussionista, un trombettista, cioè alla fine i musicisti che girano qua a Holbox sono i più diversi. Il bello è che non sono musicisti di Holbox, sono musicisti che passano da Holbox. Qualcuno si ferma una settimana, qualcuno 3 giorni, qualcuno 2 mesi, qualcuno 3 mesi, qualcuno 6 mesi. E quindi tu puoi inanellare relazioni, contaminazioni, partnership e collaborazioni con i musicisti più diversi. E così è nata la cosa. È nata quest'idea malsana nella mia testa di fare un qualcosa dove io potessi suonare con altri musicisti dal vivo insieme. Mi è venuto subito in mente anche un nome, forse un po' presuntuoso, un po' grandioso, ma nello giocare, nello sperimentare, nell'esplorare, ci sta che uno si possa essere anche un po' indulgente nel nominare le cose così come gli viene, come sente a livello di pelle appropriato. E io avevo questo ricordo dalla fine degli anni 70, primissimi anni 80, quando ero a San Francisco in California, che il mio amico Alejandro Ferrer, insieme a tutto il giro,
degli amici sudamericani, centroamericani che avevo lì, ma soprattutto dei venezuelani in particolare, mi avevano profondamente contaminato ed esposto alla fantastica musica di Fania All Stars. Fania è un'etichetta discografica che da sempre ha curato la musica salsa, che spacca, dal mio punto di vista è eccezionale, perché unisce fiati, percussioni, spesso un uso aggressivo del basso e della base ritmica, e ti trasporta via. E Fania, questa etichetta discografica, pensò bene durante gli anni 70, per lo più, per quello che può essere la mia conoscenza, a creare un filone di album pubblicati e messi in vendita che si chiamava Fania All Stars. Perché? Perché praticamente in questi dischi suonavano i migliori artisti dell'etichetta Fania. E a me questa Fania All Stars, io inizialmente, da ignorante quale ero e quale sono tuttora, mi era apparsa come il nome di una band. Non sapevo che Fania era l'etichetta discografica, era un nome particolare, mi è rimasto impresso, Fania All Stars. E quindi, dopo aver capito nel tempo, conosciuto meglio questa musica, questi artisti, ho realizzato che Fania All Stars stava per tutte le stelle di Fania, cioè i meglio dell'etichetta Fania suonano insieme. Questa è Fania All Stars. Quindi, quando mi è venuta questa idea di contaminarmi, di fare musica dal vivo, deep house, funky, jazz, insieme ad altri musicisti, ho detto: questo è un concetto vicino a quello che io ho da tanto tempo qua nella testa di Fania All Stars, perché non lo chiamo Gigi All Stars? E così è stato, così d'amblè nella mia testa è apparso questo nome. Ho detto a tribù, io vorrei poter avere uno show, oltre il fatto che voi già mi chiamate qua come DJ fisso il venerdì, io vorrei espanderlo a un Gigi All Stars, dove posso invitare altri musicisti e suonare. E questa cosa, devo dirti, anzi non gliel'ho chiesta, l'ho fatta, ho chiesto il permesso, posso avere stasera questi musicisti? Ovviamente mi hanno dato uno strapermesso, perché normalmente i musicisti loro li pagano per averli, mentre questi musicisti sono venuti praticamente gratuitamente a sperimentare, a contaminarsi con me. La serata è stata eccezionale e a quel punto io ho chiesto a tribù di poter continuare con questo filone, cioè invece di avere Gigi DJ abbiamo Gigi All Stars ogni venerdì, con musicisti diversi, con musicisti che cambiano. E per questo motivo mi sono trovato quel pomeriggio nel ristorante bar di tribù a parlare con 4-5 musicisti, perché poi dopo non è che soltanto tu vuoi metterti lì a suonare e ognuno fa quello che cavolo gli pare. No, mi piaceva, anzi mi piace, e ho forte, come dire, il desiderio di dare un'impronta a come avviene questa contaminazione, che approccio usare, perché i musicisti sono tutti diversi. Ci sono quelli vittime di protagonismo, che se non fanno un assolo ogni 5 minuti, se non stanno lì sul palco con la loro presenza ben visibile e udibile, non sono contenti. Ci sono quelli timidi che stanno in disparte, che quasi non si nota che ci sono, ma sono bravissimi. C'è un po' di tutto. E quindi io volevo trasmettere a questi musicisti, li avevo convocati per fare una riunione nella quale stabilire dei punti di riferimento base su come suonare i pezzi. E la sostanza, la netta, come dicono qua, il distillato di quello che gli comunicavo è: così come per i contenuti, non mi dare una cofana, un piatto gigante di spaghetti alla matriciana, dammi un piattino d'argento con sopra un po' di caviale raro, quello iraniano russo, quello che io non l'ho mai mangiato, il caviale iraniano russo, non credo di aver mai avuto la possibilità, se l'ho avuta è stato tanto tempo fa e non me ne ricordo neanche più,
ma è un qualcosa di speciale, di raro, che quando te lo danno e tu l'assaggi, poi mi immagino dici ne voglio ancora, ma è così prezioso e raro che magari è difficile averne dell'altro. E lo stesso concetto io ho cercato di comunicare a loro: non mi serve che sei lì, che suoni tutto il tempo dall'inizio alla fine di ogni disco, mi serve che innanzitutto senti la musica, senti non con le orecchie, senti nel senso di ci entri dentro, la vivi, ci nuoti dentro, sei un tutt'uno con lei. Ti serve che devi bere un whisky, devi farti due cocktail, devi scendere giù a fumarti un joint, quello che è necessario fai, ma se non la senti questa musica è difficile che possiamo fare una cosa che rimane nel tempo memorabile. Due, entra nella musica quando senti che hai qualcosa da aggiungere, non suonare per fare l'accompagnamento, non mi serve, la musica c'è, il disco sta andando, ha già tutto quello che serve, ma se tu hai una perla preziosa da aggiungere, un controcanto, un elemento di base ritmica in più che aggiunge qualcosa, beh, allora è il momento di intervenire. E quando mi dai qualcosa, non me lo dai in abbondanza che mi esce dalle orecchie superando il volume di tutti gli altri, me lo dai distillandolo con attenzione, con cura, facendomelo apprezzare in tutta la sua bellezza. Questo è quello che essenzialmente io ho comunicato a quei musicisti quel giorno. Poi ognuno aveva delle esigenze particolari o delle situazioni e io gli ho detto, per esempio tu Parse, sei così forte, hai una presenza così grande, entri e cominci a vocalizzare, a fare rap che non finiscono più, improvvisando senza avere niente di scritto, però fermo, se tu questo me lo fai ogni pezzo non vali più niente, non brilli più, non sei più scintillante. Io voglio che entri quando la tensione sale e poi bam, tu mi tiri questa molotov di energia che sei tu e la gente impazzisce. Poi ti ritiri, scompari per riapparire dopo un po' e di nuovo sganciare un'altra granata al fulmicotone. Quindi con ognuno poi ho visto le cose, con Jorge Melchor, che era il tastierista che ho invitato per alcune sessioni, per alcune settimane, ci siamo fermati addirittura a sentire bene dei pezzi e io a trasmettere a lui come volevo che suonasse dentro questi pezzi. Non mi bastava sapere che era un grande musicista, averlo sentito, aver visto quanta conoscenza lui avesse nonostante la giovane età, ma volevo trasmettergli delle sensazioni, dei modi di sentire la musica diversi dai suoi modi abituali, per cui gli ho fatto sentire dei pezzi, gli ho fatto sentire come in quei pezzi suonavano le tastiere e come avrei voluto che quindi le sue mani intervenissero nel complementare la musica deep che proponevo. Gli ho fatto provare a farmi sentire tutte le timbriche e tutti gli strumenti riproducibili dalla tastiera elettronica che lui usava e gli ho detto quali strumenti esattamente usare e quali no, così che lui sapesse chiaramente dove, quando intervenire e in che maniera nei pezzi che suonavamo. In più ovviamente quando si suona insieme poi ci si comunica con gli occhi, un po' con le mani, per dirsi oh guarda sta finendo questo pezzo, ne entra uno diverso, oppure vai adesso con i fiati, usa la timbrica invece dello xilofono piuttosto che quell'altra. Quindi il parlare insieme, lo scambiare, il darsi indicazioni, ascoltare i loro suggerimenti e critiche era il pane di quel giorno e la sensazione che io ho provato è stata fantastica. A parte che quando sei lì dentro non stai pensando a qual è la sensazione, come sono felice, che bella questa cosa, sei totalmente lì dentro in questa cosa e la stai facendo che non noti niente, stai come nuotando, stai andando, lo stai facendo. Ma prima e dopo io ero proprio in estasi, perché mai, ripeto, io avrei potuto pensare di poter dare delle indicazioni a dei musicisti, ma io sono un ignorante totale, non ho difficoltà ad ammetterlo, anzi più vado avanti più mi accorgo di quanto
sono ignorante. E non solo nella musica, ma in tutte le cose. Sì, ho fatto un po' di scoperte, sono diventato bravo a fare delle cose, ma ci sono migliaia di miglia di conoscenze in più in ognuno dei settori dove io conosco qualcosa, per cui realmente non lo dico per fare l'umile presuntuoso, non mi ritengo un esperto, non mi ritengo uno che sa delle cose speciali che sanno in pochi. Forse ho scelto dei sentieri un po' diversi da quelli degli altri e ho molto meno concorrenza intorno proprio per questo, ma mai avrei potuto pensare di dare indicazioni ai musicisti. Anzi, il mio sogno era un domani, con un miracolo speciale di iniezione di energia, di poter diventare io un musicista. Ma sono stati questi musicisti che io ho contaminato e che loro hanno contaminato me a farmi realizzare che io sono già un musicista. E quando me l'hanno detto, io gli ho detto: no, dai, che cosa state dicendo? Per me un musicista è uno che sa suonare uno strumento musicale, sa leggere le note, la musica, la sa scrivere. E io non so fare nessuna di queste cose in maniera professionale. Loro mi hanno fatto notare che non era così, che al loro modo di vedere un musicista non è obbligatoriamente uno che sa leggere o scrivere la musica o capisce le note musicali, perché loro stessi mi hanno fatto notare che qualcuno di loro non aveva queste caratteristiche, eppure suonava uno strumento, io lo avevo invitato, era un musicista speciale, non uno qualsiasi. E quindi mi è venuta voglia anche di andare a curiosare la definizione veramente di musicista, e quando sono andato su Google, Wikipedia, dove sono andato, ho letto che un musicista è chiunque sia in grado, attraverso un qualche strumento, di produrre della musica. Allora ho detto: ma caspita, allora sono un musicista. Io produco della musica attraverso uno strumento. Forse non è proprio genero dei suoni attraverso degli oggetti fisici che noi chiamiamo strumenti, uso degli apparecchi che riproducono la musica generata da altri, ma alla fine dei conti, se tu leggi la definizione ufficiale, la vai a cercare, un disc jockey dentro quella definizione ci sta tutto. In più ho scoperto in questo cammino di esplorazione che io la musica la potevo anche generare con i miei strumenti. Non solo, voglio dire, posso suonare io la musica di altri già registrata, ma posso creare della musica dal vivo. Come? Ma dentro il mio programma per fare il DJ, il programma che uso dentro il mio iPad, dentro il mio tablet per mischiare i dischi, ha una sezione che è una vera e propria music machine. Cioè, io lì dentro ho batteria, percussioni, basso, fiati, tastiere, voci. Ho tutta una serie di basi, di elementi che possono essere combinati insieme, riprodotti a ripetizione o una tantum, per generare della musica da zero, partendo, diciamo, da dei mini loop. Una batteria che c'ha un certo ritmo, una tromba che fa tre note di seguito. E tu di queste varianti, di questi moduli essenziali che si possono mettere insieme per costruire, chiamiamola, una canzone, un brano melodico, ritmico, ne hai a decine. In più ne puoi variare la velocità, quando suonano, quando non suonano, e quindi ho scoperto che io potevo addirittura suonare e generare musica. E l'ho cominciato a fare con i musicisti, senza i musicisti. Insomma, grazie a questa pazza idea di tornare a fare il DJ, la mia prima grande passione e amore della mia vita, dedicarsi alla musica per trasmettere gioia, energia e vedere gli altri star bene, sono riuscito, senza averlo mai previsto né pianificato, a diventare, come dire, uno alla pari con gli altri musicisti, uno che i musicisti che avevano studiato anni e anni di musica ascoltavano con interesse o con il quale suonavano con piacere. Beh,
come dirlo, forse non voglio nemmeno sottolinearlo troppo, ma la gioia, il senso di soddisfazione, il piacere nell'essere partecipe insieme ad altre persone creative di come far star bene gli altri attraverso la musica che creavamo, mi è sembrato una cosa fantastica. E quindi così è nato Gigi All Stars, che vive a tutt'oggi. Ieri sera ha suonato Gigi All Stars, eravamo in tre, io, Cesar Nato, grandissimo percussionista veramente straordinario, e Davide, ospite speciale segreto a sorpresa, che si è messo alla handsonic, uno strumento elettronico che permette anche questo di fare percussioni, suoni di batteria e quant'altro. E quindi Gigi All Stars è nato, è diciamo uno spin-off, un remix di Gigi DJ che suona solo da tribù. Questa idea l'ho fatta nascere lì e l'ho mantenuta lì. Poi capita, magari ogni tanto, che mentre suono sulla spiaggia da Barbarossa passi Alex il violinista e si mette lì a suonare un po' con me, ma lo spirito di Gigi All Stars, diciamo, è legato all'avventura e alla mia storia in questo locale particolarissimo che per me è diventato una seconda casa, che si chiama Tribù. Cosa posso dire che mi è rimasto dentro? Uno, che sono passati insieme a me su quel palco di Tribù almeno 10 musicisti diversi. Questa è una cosa bellissima. Alex il violinista, Jake il chitarrista cantante, Mattias l'argentino batterista con la batteria portatile, ma vera batteria, il Parse il grande rappatore colombiano di Holbosch, Jorge Melchor il tastierista, Uriel il percussionista, Lucas il bassista e gli ultimi due che ti ho menzionato, anche Cesar e Davide. Tutti i musicisti che sono passati lì, ma ne sono passati anche altri che volevano suonare, ma io non li avevo invitati. Addirittura, diciamo, è nata una piccola diatriba o dei piccoli screzzi che poi si sono aggiustati, perché mentre suonavo con Gigi All Star, in certe serate arrivavano dei musicisti e volevano mettersi lì a suonare a tutti i costi, anzi si sono messi a suonare, hanno portato il loro strumento e si sono messi a suonare come se fossero stati invitati, come se erano parte del gruppo, il che da un lato era una grande soddisfazione vederlo, ma dall'altro creava qualche problema, perché non avendo dialogato, non avendo sentito la musica prima, non avendo sentito i miei discorsi sul caviale o su come entrare nella base ritmica che stavo suonando, producevano a volte un po' di casino, a volte c'erano delle perle, ma insomma era molto molto imprevedibile quello che succedeva. Il ricordo più bello che mi rimane di questo Gigi All Stars, dovuto al fatto che Tribù, ecco, è diventata una casa, una famiglia, un posto dove sento di avere tanti amici, dove sento che se mi esplode la casa posso dormire lì, e l'amore, la dedizione con il quale il team, le persone che organizzano e che lavorano lì dedicano al far funzionare bene le cose. In particolare credo che la presenza di questa ragazza spagnola che si chiama Iria, insieme alla manager del bar Lorena, faccia tutta la differenza del mondo, perché queste due persone proprio si dedicano con passione a far sì che ogni show, perché ogni sera c'è uno show differente a Tribù, sia una cosa memorabile. E quello che mi hanno lasciato di memorabile, perché penso che il merito sia effettivamente loro, non sia nato così dall'impeto delle persone, è che non so se alla seconda o alla terza volta, ma credo alla seconda che ho suonato con Gigi All Stars da Tribù, quando sono arrivato alla fine, mancavano 5 minuti, mi avevano fatto il segno che dovevamo finire, sono stato circondato, sono arrivate delle persone lì dietro al bancone del DJ
E prima che io potessi dire A o Ba, a parte che la musica stava ancora andando, ho sentito delle mani che mi prendevano sotto per le gambe, delle mani che mi prendevano al lato, sulla schiena, e mi hanno sollevato all'improvviso e mi hanno portato in trionfo, mi hanno sollevato sdraiato, mi hanno messo che io praticamente, stando sdraiato, potevo quasi toccare con una mano alzata il soffitto di Tribù, e mi hanno portato festeggiandomi in giro per tutto il locale urlando Gigi, 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 a tempo con la musica. Cioè, io ho sentito il cuore che mi scoppiava, mi venivano le lacrime agli occhi, ero in estasi, ero felice, non c'era cosa più meravigliosa di questa che io potessi provare. Cioè, vedere la gente gioiosa che ti prende, ti solleva, ti porta in giro, grida il tuo nome mentre la tua musica va, non ce n'è, è impagabile. E questa cosa così inattesa, mai pensata o immaginata prima, ti dà un'energia pazzesca. Vai via proprio felice, dormi sereno come un bambino. E questa cosa è continuata a succedere per 2, 3, 4, 5 volte alla fine di ogni singolo show. E niente, non posso dire che sono nient'altro che grato, ma grato nel profondo del cuore all'amore, alla passione, alla gratitudine che le persone, organizzatori e partecipanti hanno messo nell'essere lì con me, con la nostra musica, non con la mia musica, con la musica che io ho voluto condividere con loro e che loro hanno deciso di interpretare attraverso la loro gioia, il loro ballare, il loro portarmi in trionfo per ringraziarmi alla fine. È stata davvero fantastica, fantastica. Tribù è diventata quindi una famiglia, un posto dove sto bene, dove entro come se fossi a casa, dove conosco i nomi di tutti. E anche questa è un po' l'eredità della mia filosofia, delle stesse cose che poi predico, suggerisco e cerco di fare nel mio lavoro di comunicatore, di guida strategica per chi vuole crearsi un personal brand, per chi vuole diventare un punto di riferimento nella sua nicchia di mercato, e cioè condividere grande valore e coltivare le relazioni. Tribù è diventata casa mia perché io, da subito consapevole di non essere nessuno, ho avuto un profilo basso, discreto ma super professionale. Se c'erano da fare delle prove, ero lì 5 minuti prima. Se c'era da iniziare una ora, iniziavo al minuto spaccato. Se c'era da pulire, ordinare, preparare, ero lì pronto a farlo. E soprattutto ero cordiale, carino, disponibile, affettuoso con ogni singola persona che lavorava e incontravo in quel posto. Ciò vuol dire barman, persone che fanno praticamente a tutti gli effetti camerieri. Mi dà quasi fastidio usare questa parola perché sono miei amici, miei fratelli, sono persone che mi sorridono ogni volta che le incontro e con le quali è maturato un rapporto di amicizia e di stima reciproca fantastica. E il segreto è tutto nel dare sorrisi, affetto, amore, nell'essere cordiali, generosi, nel trasmettere cose positive agli altri. Io questo ho fatto dall'inizio e credo che questo sentirmi a casa o come in una famiglia sia il frutto di questa goccia affettuosa, carina, che ho cercato di mettere. Non che gli altri qua siano diversi, probabilmente io sto solo imitando a modo mio quella che è un'atmosfera, un'attitudine che c'è quasi sempre intorno a me. Qui non a Tribù, ma qui a Olbo ci sono tutti carini, sono tutti affettuosi, sono tutti vogliosi di salutarti, di abbracciarti, di salutarti ogni volta che ti incontrano. Io ho fatto totalmente mia questa attitudine e vivo una vita migliore, più serena, credo grazie anche a questo, perché ogni incontro è un incontro che ti arricchisce di un po' energia e non è un incontro dove ti guardano storto, non ti salutano, vanno dritti per la loro strada.
o ti cominciano a scaricare addosso un sacco di merda di problemi che hanno. I problemi ce li abbiamo e questa affettuosità fra di noi ci aiuta anche a poterli condividere meglio, perché quando c'è affetto c'è anche un orecchio che si presta un po' di più del solito ad ascoltare i problemi che gli altri hanno. Quindi mi porto a casa di non saltare velocemente su niente. Qui in Messico la pazienza e l'andare piano piano, dritti per la propria strada, inseguendo il proprio obiettivo, ha preso un profilo, una silhouette ben netta, ed è un valore aggiunto avere questa attitudine di non saltare franticamente, fanaticamente, in maniera entusiastica, troppo velocemente su qualcosa che vuoi. Fare i propri compiti, prepararsi bene per le cose senza andarlo a strillare a destra e a sinistra, essere molto loving con le persone, con tutte le persone che si incontrano, anche con quelle che appaiono con il muso, anzi con quelle ancora di più, dare tanto affetto, sorrisi, attenzione, orecchie, espandere, condividere, eiettare energia da tutti i pori. Quando è il momento, quando c'è la musica, quando è il tuo turno, non mettere più freni a mano, che penseranno, che diranno, lasciati andare a quello che sei dentro ed esprimilo, e realizzare che la musica è una terapia, è una medicina prima che una terapia universale, e che ballare e suonare sono delle terapie che curano qualsiasi dolore, qualsiasi male, qualsiasi tristezza uno può avere dentro. Ciao, io sono Robin Good e questo è il podcast Da Brand a Friend. La mia missione è quella di dare una mano ai piccoli imprenditori, alle piccole attività commerciali, nel riuscire a diventare punti di riferimento autorevoli, credibili, degni di fiducia nella loro nicchia, nel loro settore specifico di mercato, che spesso non è ben chiaro e che va definito, perché sennò si è in concorrenza con 10.000 altre attività. La mia strategia è quella di creare e condividere valore che vada ben oltre quello che fanno tutti gli altri, e di coltivare uno ad uno relazioni profonde e di valore con i nostri clienti e potenziali tali. Se mi vuoi seguire sui social media, per il tempo che ancora ci sarò, che non penso sarà molto lungo, puoi trovarmi su Facebook, Instagram, LinkedIn e Telegram cercando Robin Good Italia. E la cosa migliore che puoi fare, se trovi qualcosa di utile che hai apprezzato in questo podcast, è di lasciarmi due righe, due parole di feedback per dirmi: ci sono, Robin, ti sto ascoltando, quello che fai per me vale la pena, continua a farlo. Questo feedback me lo puoi lasciare sul gruppo Telegram aperto a tutti, che si chiama Robin Good Podcast Feedback, o in qualsiasi degli altri canali che trovi a disposizione, dove potermi fare un commento o mandare un messaggio. Se mi vuoi sostenere, entrare in contatto con me, essere seguito, affiancato nella tua strategia di comunicazione e marketing online, vai a dare un'occhiata ad ascoltare quello che spiego ed illustro sulla pagina robingood.it.